sicuramente, ecco, tutta l'end on waste e le MPS, cioè le materie prime e seconde, sono all'attenzione del mio ministero. Peraltro lì abbiamo una sentenza del Consiglio di Stato che ci dice delle cose, quindi noi che siamo servitori dello Stato ci allineiamo e cambiamo la norma, perché il Consiglio di Stato non ci ha detto apoditticamente no, non lo dovete, ci ha detto attenzione, per farlo dovete fare dei passaggi che nella norma si possono fare, quindi si faranno quei passaggi nella norma e finalmente potrà partire questo percorso nuovo, che è il nuovo paradigma ambientale dell'Italia, dove peraltro ci sono delle menti meravigliose, non lo dico retoricamente, perché praticamente sono un po' fermate proprio da questi decreti che mancano. Nel momento in cui gli dai la libertà, la possibilità di muoversi liberamente, ma con la sana e seria vigilanza dello Stato, secondo me superiamo qualsiasi altra percentuale che in Europa già adesso è presente. Ma la cosa più importante, questo mi piace dirlo, che questa sfida io l'ho lanciata in Europa. Cioè ho detto gli edifici pubblici plastic free, ovviamente per l'Italia ma anche per il resto d'Europa. Di nuovo è una sfida che lancio lì in Europa perché voglio mettere al centro dell'attenzione questa questione. Plastic free non vuol dire tutte le plastiche in assoluto, perché saremo dei folli, significa l'uso e getta, significa ciò che a tempi di biodegradabilità lunghissimi, quasi infiniti. È un modo anche però nuovo di concepire il sistema ambiente, vuol dire anche che si può fare ambiente anche nel piccolo gesto, che è quello che deve fare prima il pubblico, che è la casa di tutti, e poi ogni singolo privato. Se lo chiedo solo ai privati e non lo fa il pubblico, mi sembra che la cosa si inciampi un po'.